Buongiorno bambini, oggi il Cerchio Tondo vi presenta un nuovo gioco, il drago cinese. Per costruire il nostro drago ci servirà del cartoncino rigido che potete ricavare da qualche scatola che avete in casa, una matita, un righello, un paio di forbici, dei pennarelli, due stuzzicadenti da spiedino, tre o quattro stuzzicadenti corti, due tappi di sughero, colla, nastro di carta adesiva. Adesso dovete ricavare tre pezzi di cartone di 15 cm x 15, un pezzo di cartone da 20 x 15 cm, un pezzo di cartone da 12 x 7 cm. In tutto sono 5 pezzi. Adesso dovete disegnare le varie parti del drago, cercando di riempire tutto lo spazio nel cartone. Potete partire dalla testa. Prendete un pezzo di cartone da 15 x 15 cm. Attenti a disegnare ogni particolare. L'occhio, le corna, la cresta, i denti, le branchie. Colorate e ritagliate. Per disegnare la mascella inferiore, prendete un altro pezzo di cartone da 15 x 15. Appoggiate la testa che avete ritagliato a tre quarti del pezzo di cartone e segnate i denti. Questo ci permetterà di far combaciare i denti superiori e quelli inferiori. Adesso disegnate la parte inferiore e poi una specie di grande fagiolo, come nel video. Per ultimo segnate due punti alle due estremità, saranno i fori. Colorate e ritagliate. Ora è la volta del corpo. Prendete un altro pezzo di cartone da 15 x 15 cm, disegnate un grande uovo con sopra una cresta. Segnate due punti alle estremità, ritagliate e colorate, seguendo il video. Thank you.
Per fare la coda prendete il pezzo di cartone più grande, quello da 20 x 15 cm. Disegnate seguendo il video. Disegnate un punto all'estremità più larga della coda, ritagliate e colorate con molta attenzione. Adesso prendete il pezzo più piccolo e disegnate una fiamma, colorate e ritagliate e state attenti a non bruciarvi. Adesso dobbiamo fare i fori. Prendete un pezzo di cartone ondulato e un chiodo e fate i fori dove li avevate precedentemente segnati. Il corpo ha due fori, la coda un foro. La mascella due fori. E la testa un foro. Prima di forare quest'ultima fate incastrare i denti inferiori e superiori e poi fate il foro nella testa come nel video. Con l'aiuto di un adulto preparate 6 rotelle di sughero ritagliandoli dai tappi. Prendete adesso gli stuzzicadenti, infilate la punta nel centro di una rotella, spezzatelo in due e preparate così 3 rotelle con stuzzicadente. Ora è il tempo del montaggio. Prendete i pezzi del drago, esclusa la fiamma. Iniziate ad assemblarlo dalla coda. Poggiate sopra il corpo, fate passare lo stuzzicadente dentro i fori e infilate una rotella di sughero come chiusura. Poi la mascella sopra il corpo. E infine la testa sotto la mascella, così come vedete. Adesso tagliate gli stuzzicadenti che sporgono e mettete una goccia di colla, così davanti che dietro. Girate adesso il drago, appoggiate la fiamma sopra la testa, così come nel video, e fissatela con del nastro adesivo.
Adesso prendete gli stecconi, uno fissatelo alla testa, sempre con il nastro adesivo, e l'altro fissatelo alla coda. Assicuratevi che siano fissati molto bene. Ora state molto attenti. Girate lentamente il vostro drago. Impugnate le due bacchette e muovetele lentamente, scoprendo quali sono i movimenti che può fare il vostro drago. E attenti alla fiamma!